5, 4, 3, 2. Sono andati via? 1! Facciamo! Laggiù! Andiamo a vedere. Oh, è una giungla! Oh, oh, è una festa! Andiamo! Andiamo! Questo è il mondo dentro Cugno! Leggetelo! È pericoloso qui! Dobbiamo andarcene! Cos'è questo rumore? Gli invasori non sono benvenuti! Dimentica la diplomazia! Lascia fare a me! Guardate! Facciamoli vedere di che pasta siamo fatti! Attenti! Si spacca tutto! Attenti! Voi tutti, venite. Capriolo in trappola! Capriolo, tieni duro, torneremo a salvarti. Non si vede niente. Che cos'è questo posto? Questo è Panorama, un mio dipinto. Sono Giuseppe Castiglione. Sono il vostro creatore. Ero un missionario italiano arrivato in Cina nel 1714 per predicare il cristianesimo. Ma siccome ero bravo a dipingere, sono diventato pittore imperiale per ben 51 anni. Allora, signore, sapete come salvare Capriolo? Dobbiamo inoltre riportare Cugno alla normalità. Sì. Sì. Dovete fare lavoro di squadra e ritrovare tutti i 10 segugi preziosi. Uniti ce la farete, salverete Capriolo e riporterete Cugno alla normalità. Andiamo verso le montagne. Aprite bene gli occhi. Osservate attentamente. Gli indizi sono tutti attorno a voi. Dove è andato? Il signor Castiglione ci ha dato degli indizi. Andiamo. Fanno male le gambe. Quando arriviamo? Le abilità artistiche di Castiglione sono stupefacenti. Sembra così vicino, ma è lontano come la fine del mondo. Che nebbia. Rischiamo di perderci. Lemur, vai in avanscoperta. Agli ordini! C'è una casa! Bene, andiamo a chiedere informazioni. Buongiorno, signore, ci siamo persi. Ci potreste dire come raggiungere la montagna? Stiamo cercando i 10 segugi preziosi. Li avete visti? Sono 300 anni che vivo in questo dipinto, ma di cani non ne ho mai visti. Signore, vivete in questo magnifico posto da tanti anni. Come vi invidio. Tutti questi secoli, non vi siete stufato? Niente affatto. Lasciate che vi mostri il perché. Questo è inizio primavera, di Kuo Shi, un pittore della dinastia Song. È il tipico panorama tradizionale cinese e crea un portale dove gli spettatori possono viaggiare, esplorare, nuotare e vivere il dipinto. Ecco perché in 3 secoli non mi sono mai stufato. Ora, non state cercando i 10 segugi preziosi? Potreste chiedere al Falco Bianco di Castiglione di aiutarvi. Oh,
vertigini! Tenetevi forte! Ah, in su! Godiamoci il panorama dall'alto! Venite a trovarmi se passate da queste parti. Arrivederci, signore! Cosa sta succedendo qui? Salve, siete lo staliere? Salve, signore. Avete visto i segugi preziosi da qualche parte? Ho sentito che dei cani stanno visitando i 100 destrieri. Potrebbero essere quelli che cercate. Vi ci porto. Imponente e forte, specialmente Aquila delle Nevi. Il tono e le fasce muscolari si vedono chiaramente. Salve! Benvenuti nei 100 destrieri di Castiglione. Io me ne prendo cura. Questo si chiama Aquila delle Nevi. È il favorito dell'imperatore. Ehi, laggiù! Avete visto dei cani da queste parti? No, non di recente, ma oggi è una festa. Guarda la coda del cavallo, è tutta annodata, bello! Oh, imponente e forte, specialmente Aquila delle Nevi, ha un tono muscolare eccellente. Ma perché Aquila delle Nevi ha la sua ombra e questo nero no? Eh? Perché il signor Castiglione è il maestro nell'utilizzo delle luci e delle ombre. Usa la pittura tradizionale cinese ad inchiostro per creare lo spessore delle linee e sottolineare il corpo dei cavalli. Oh, capisco! Sento un odore familiare. Ragazzi, occhi aperti. Guardate! Qui ci sono alcuni segugi preziosi! Grande! Grazie, signore, per averci mostrato questi bellissimi esemplari. Grazie! Prego! Oh, qualcuna delle pillole per il mal d'aria! Falco Bianco, mi fai star male! Mi viene da vomitare! Che posto è questo? Oh, è meraviglioso! Questi fiori sono bellissimi. Siamo nei fiori immortali di una primavera infinita del Castiglione. Queste piante sono piene di colori. Venite, svelti! Gazza, sei qui finalmente. Gazza, dove vai? Aspettaci, rallenta! Chinlein, Yuli, finalmente vi ho trovato. Abbiamo una missione e ci serve il vostro aiuto. Che cos'è questo rumore? Andiamo a vedere. Oh, le tue piume sono bellissime. Questa cosa mi ha spaventato. Mi piace un sacco per Capriolo che non può godersi questo bellissimo panorama. Manca anche a me. Tiratevi su di morale. Insieme troveremo la nostra amica.
Ne mancano ancora tre. Dove potrebbero essere? Se solo avessimo la vista di Castiglioni, allora sì che li potremmo trovare. Lo sapevi che le aquile hanno gli occhi ancora più acuti? Le aquile? Ah. Amore, hai ragione. Andiamo a trovare un'aquila. Ok. Andiamo. Falco Bianco, aiutaci a trovare i segugi preziosi con la tua vista acuta. Falco Bianco, non avrei dovuto criticarti. La tua tecnica di volo non è seconda a nessuno. Davvero fantastico! Dieci segugi preziosi sono finalmente qui. Perché nessuno mi ha ancora salvata? Canterò, sì, canterò per sentirmi meglio. Terribile! Deve essere Capriolo. Andiamo, dobbiamo fare in fretta. Scusateci, dobbiamo passare. Ci siamo. Andate, 10 segugi preziosi. Capriolo! Capriolo, dove sei? Dove sei? Piccolo Capriolo è ancora dispersa. Accendi il tuo naso per cercarla. Modalità salvataggio. Spostiamo questo macigno, tutti insieme! Qua in arrivo, ragazzi! Le belve sono tornate! Come osate tornare ancora? Non siamo invasori, siamo qui per salvare un'amica. Basta parlare! È ora di mostrare le mie doti di Kung Fu! Memo, non fare l'aggressivo! Dobbiamo spostare il macigno adesso. Guardate le mie mosse! Sono un maestro di Kung Fu! Più forte! Il macigno si sta spostando! Capriolo, presto, vieni! Grazie, amici! Attenzione! Prendimi se ne hai coraggio! Vediamo se riesci a prendermi! Cos'è mio? Dove sei finito? Dammi la mano! Presto! Grazie, Cagni! Non siamo mai stati nemici. Certo, siamo amici! Sicuro, siamo buoni amici! Festa!
contento che ce l'abbiate fatta. Sono sicuro che avete tutti imparato l'importanza del lavoro di squadra. Signore, non faccia il serio! Balliamo! Quasi là, ma perché non ci fanno entrare? E che ne so?我想因为现在年轻人喜欢看这种卡通，也喜欢看这种影片，这个影片拍得好，吸引到孩子们的话，他自然也就知道这些神兽通通来自于郎世宁笔下所画的这些动物。我们的共同的目标就是希望柯文能够共育，用文化内涵来丰富科技的这个内涵。 同时，我们也很希望全世界的人能够了解台湾在动画原创的能力。 在这个故事在发想的时候，我们基本上就是找寻出这几个郎世宁比较重要的精神，写实，然后色彩，然后透视，来贯穿全部的故事。我们在动画的制作流程呢，就首先就是分镜脚本，有点像是画漫画的方式，把每一个故的文字的东西转化成 画面有点像漫画，一格一格这样子。然后呢，再来就是美术。过去在做动画，其实都需要很多基础的美术设定。那这一次的作品，我们希望呢，原始的呈现郎世宁的画风啊，从人物造型、场景、颜色，直接从郎世宁的原画就可以有美术的一些完整的参考。所以呢，可以讲说这一次的作品的美术总监其实就是郎世宁。 那前期的部分主要就是把整个架构给明确的设定出来，例如氛围、场景或是角色设定。这个部分明确之后，就可以进入制作。然后我们会把2D的图像或是角色设定变成 3D 环境里面真实的立体的角色。有时候是你在真实世界中你会看到一个形体，那我们只是在电脑里面去制作出它的一个 模型出来，就像你看到雕塑那样子，它可能是实体的，但在电脑里面的话，它是 3D 的。那角色也有属于它的皮肤，所以就是在那个 3D 的环境里面，我们会给它制造一个属于它自己的一个皮肤。但是这次可能比较特别的一点，就是说我们希望在原画里面的物件上，尤其是在动物的角色上。 我们特别针对毛发的部分，其实有做了蛮多的一个功夫啊，希望说各位观众在看到这个作品的时候，再回到院内看原画的时候，可以有更深一层的认识。在制作过程中，我们遇到最大的难题就是在角色动作的表演上。 那这一次的影片当中，其实非常多角色都是动物，所以对我们来说也是一个难度，是一个要挑战的部分。我们会先去搜寻一些影片，那导演也会提供我们很多角色的参考影片，那甚至是希望可以更精准的表现出来动物的真实模样，会去拜访一些动物专家，去寻求一些资讯。 这种我们一般称之为灵体啦，那这种狗本身因为身凶，然后腿很长，它可以做短的距离的快速的冲刺。那在古埃及，还有在欧洲，他们早年都来猎兔子，哦。
的一种打猎用的狗，可能这个狗有引到中国来，所以它有这样的印记。那这个狗比较特别，是因为它身凶，跑得又非常的快，但是因为就是这样培育出来的这个品系，它其实对它的心脏也特别大，所以它的运动速度非常快，不亚于猎豹的速度。我觉得狐猴的个性其实是非常活泼的，像他们基本上就像我们在现场的时候，像保育员要去饲养做清洁动作的时候，狐猴其实也算是蛮亲人的。那狐猴它是有很细长的四肢，所以他们基本上就是活动是非常灵活的，那就是取决于说他们的体型比较轻巧，然后四肢也很纤细，那还有尾巴的话也是可以帮助他们做一个平衡的动作。它的角色设计的话是比较可爱的，然后可能它的手指上面也会比较圆圆的感觉，就是希望它是表现出来是到时候是比较很俏皮然后很活泼的个性。其实狼先生他因为他源自于意大利嘛，所以说他其实他对于这个动物写生的一些画作的画法跟中国早期是有明显上的一些差异啦，例如说他对于动物的这些肌肉的纹理线条会特别的注重。那狼先生他还有一个特色是我特别有注意到，他在白骏图里面有画了几幅瘦马这样子，其实年老的马通常都会越来越瘦，所以他的骨骼就会从他腹部这边逐渐展现，所以我觉得狼先生他只是忠实的去呈现了马他的这个壮年跟老年的这些不同的状态。我们目前有的品种刚好就是蓝孔雀，跟郎世宁画中的孔雀是同一种。一般来说，孔雀就是在4到8月这个繁殖季的时候，它会有开屏的行为。那通常它在锁定了一个对象之后呢，它就会跟着那个对象，然后它的尾羽就会慢慢的竖起来，然后这个时候它尾下腹羽屁股的地方，它就会不停的抖动。然后这时候随着它的尾羽整个升起来之后，就是大家常见的孔雀开屏。那但是在郎世宁这幅图中，它其实两只都是公的孔雀，所以它现在在做的有可能是在繁殖季的时候要去做一个捍卫领域的动作，所以它借由开屏去做驱赶另外一只公孔雀。郎世宁是画就是很真实风的感觉，所以我们所有东西都是要做的就是越接近真实就越好，所以我们就是也是找了很大量的开屏的 reference 去参考，来达到那个导演跟故宫那边标准。把一个静态的平面的画作透过这一个动画的概念来诠释这些动物细微的动作，然后透过这样的过程浏览这个郎世宁相关的画作，我觉得这是非常有创意的启发。当然这个东西真的是需要用心的去创作，那这些动物的神韵那当然跟真的动物没有办法100%相当，但是如果大家想要看到真的动物，那就可以来动物园走一走看一看咯。我觉得整幅动画其实做得蛮精彩的，而且它步调也蛮迅速的。那对于几个动物的描绘，包括他们的肢体的动作，他们的手的动作或奔跑的动作，其实都有仔细的研究过。我觉得其实如果这是台湾的作品的话，我会觉得还蛮压抑的，算是做得蛮成功的。觉得还蛮生动的。那其实它在一些孔雀的神韵跟一些羽色的细节上面，其实都有画到。针对动画整个故事走线的部分的话，它有描绘出就是各个动物的一些基本习性的东西。对，那整体的气氛呈现的话，我觉得是还蛮欢乐的。那也希望说可以用这样的方式，可以让民众透过另外一种不同的风格，然后带他们去认识不一样的动物的一些习性啊，还有包括郎世宁画的。希望小朋友或是大人们来到故宫的时候，可以感受到郎世宁这个画家其实还在可能故宫的某一个角落继续画作，然后继续呢穿越时空来到现在，然后他来帮我们当引导员来介绍他每一幅画。我们希望透过这部影片可以让小朋友在观看的过程中可以用很轻松的态度去看这一部影片，因为里面我们设计了很多桥段以及对白都是小孩子可以接受的，也希望透过这一部影片可以让小朋友去学习到良善跟团结合作的重要性，然后进而去欣赏去认识郎世宁画作中这些经典的作品。